scopo è sempre cercare. Volere non è volare, semmai piuttosto è camminare. Io voglio, scopo è sempre cercare. Volere non è volare, semmai piuttosto è camminare. Camminare, 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 camminare. We'll be right back.
è caduta, l'acqua che è stata bevuta, e il mare grande che da sempre porta onde sulla spiaggia. Solo questo fosse il tempo di raccogliere i prati, allora bene si vedrebbe quali semi abbiamo gettato. Qual è il gesto che c'è stato? E invece forse è autunno, forse è estate, forse il tempo ha rifiutato l'abitudine a dividersi in stagioni. Vecchi bimbi per la mano, o inverno e primavera. Tu sei donna, io sono uomo, a volte roccia, a volte cera. A volte più semplicemente una bandiera. Significa molte più cose di quello che sembra. A incastri e sorpresa, c'è chi ha perso anche oggi e chi ha vinto. Questo è un giorno qualunque, e la vita è in diretta che corre sul filo del tempo che va. Se c'è un'ora incredibile è questa, quando il giorno è già andato, ma non è notte.
Giovanni Paolo II rientra oggi pomeriggio da Castel Gandolfo, dove ha trascorso due giorni di riposo. Le ultime notizie dalla redazione di Palermo. Pronto Palermo? Evidentemente Palermo in questo momento non è in linea, noi proseguiamo con le nostre notizie. Stanotte in località Barberino Valderza, intorno alle 2.30, gli automobilisti in transito hanno avvistato una sfera luminosa di notevoli dimensioni che si muoveva a pochi metri d'altezza sul tracciato autostradale in direzione opposta al senso di marcia. L'avvistamento dell'oggetto sconosciuto è stato confermato da una pattuglia della stradale in servizio nella zona. Tra gli automobilisti un testimone autorevole. Io con Paolo, tra Firenze e Siena, dentro un'aeronave strana, che poi è una macchina normale, ma che per gli altri sembra essere spaziale. Noi lì menarcela con i soliti problemi esistenziali, sempre a metà tra l'essere dentro e fuori. Si recheranno in mattinata per gli accertamenti del caso i funzionari del Ministero dell'Interno, della Difesa e della Regione. Grande vento agito dentro il cappuccio, con solo il naso fuori, ci stanno guardando come fossimo marziani. Lo strano anche stavolta è essere normali. Yeah.
camminare sul tetto impaziente, un po' argento, un po' donna, un po' lei più che mai.
da uomini, dipendo da donne, comunque dipendo. Più di 300 chilometri, 4 ore di viaggio, le piante domandano acqua, io ci devo pensare. Un occhio alla posta non è neanche arrivato, l'assegno che aspetto di questi che non pagano mai, 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 che non pagano mai. Adesso hanno pagato, ma quando ho scritto la canzone per mesi non hanno pagato. La gatta è contenta, il suo cibo è finito, ma io sono arrivato e stavolta può ancora mangiare. Dolce stella, piccola rossa. E adesso che ho visto la sete e la fame, la doccia è un momento di corpo bagnato, un pezzo di pace. In realtà è un vero piacere. Ho trovato il cielo, sì. Forse in cucina, l'acqua nella teiera. Le foglie più chiare, le spezie più dure, l'aroma che resta è la cosa migliore. Io mi faccio del tè. Intanto guardo fuori. Il cielo, sì, fa blu. Ho fame, non ho fame, non lo so nemmeno. Potrei anch'io mangiare qualcosa e inventarmi del cibo. La voglia più vera che ho è parlare con qualcuno. Saprei anche con chi. Con chi? Non lo so. Fatti avanti il tuo turno, non ho niente da dire, voglio solo ascoltare. Se ti riesci incomincio a parlare di una cosa qualunque, fai un disegno di voci. Io lo guardo ascoltando ma piano, prego non essere veloce. La sirena sta urlando, un allarme impazzito, forse un ladro fregato, di certo un padrone svegliato. Chi possiede la vita, chi è che sa quanto vale? Hai tu visto il principio di un po', me lo sai raccontare, me lo sai raccontare. Considerazioni allucinate, deliranti, del tardo pomeriggio estivo. Qui si è perso il silenzio, qui si è perso lo spazio, qui si perdono gli altri, e alla fine chi è perso sei tu. Cioè io. Blue.